il tentativo di unificare l'energia di una massa si conduce attraverso due necessarie unificazioni, sia nella massa M sia nel quadrato della C2. In quel prodotto M per C2, che è l'energia secondo la relatività generale di Einstein. Come mostro in questa immagine, la relatività generale E uguale mc2 è sbagliata e va sostituita da E uguale m asterisco c grande al quadrato. La massa M infatti deve essere m volte la massa unitaria, che oggi è sbagliata, comprende alla dimensione giusta anche le quantità decimali che rappresentano l'antimateria, il cui risultato è di rendere n volte maggiore di 1 la materia, e quindi è una parte relativa da eliminare, perché a noi interessa solo la parte materiale. Anche la C2, come abbiamo visto, deve essere l'energia unitaria elettromagnetica espressa in velocità, ma l'energia unitaria elettromagnetica l'abbiamo potuta calcolare, è esattamente quella del volume di 300 milioni di metri cubi di volume elettromagnetico, che messo tutto in velocità su una sola linea conserva lo stesso numero, e quindi può essere rappresentato in un verso solo, se noi rendiamo unitaria la sezione, se noi la rendiamo di un metro quadrato. Quindi la velocità di 300 milioni di metri al secondo riguarda la cubatura di 300 milioni di metri cubi, che però fluendo per il fronte unitario di un metro quadrato conserva lo stesso numero e quindi lo lancia tutto in un solo verso. Certo che è un arbitrio, infatti in natura noi non abbiamo un fronte elettromagnetico unitario, perché il fronte elettromagnetico che noi abbiamo è reale, ossia contiene sia spazio dell'unità espresso nella parte intera, ossia nei multipli dell'unità, sia tempo espresso nei sottomultipli dell'unità, ossia nei quantitativi decimali. Di conseguenza è un 1 e rotti in superficie. Non si può considerare la velocità di questo fronte lanciata in una direzione sola, in un verso solo, e che rappresenta l'interezza, l'unità del volume, perché è chiaro che un volume quando transita per un fronte elettromagnetico maggiore di un metro quadrato cambia il suo numero e quindi non ha più lo spazio percorso in una sola direzione come rappresentativa del volume unitario, della quantità unitaria, perché noi abbiamo l'energia totale di una massa, in primo luogo quando la massa è quella giusta, che abbiamo visto qual è, ma in secondo ordine C2 deve essere l'unità dell'energia elettromagnetica, perché solo quando una massa M si moltiplica per l'unità del volume elettromagnetico, dell'energia, allora è tutta l'energia di quella massa M. E in questo modo mi sembra di avere unificato anche la relatività generale, togliendo di mezzo gli errori che ci sono oggi e unificando la fisica. Perché se nella fisica l'energia che rappresenta l'unità non è espressa in termini unitari, ma in termini
errati, sia nelle quantità unitarie delle masse, sia nelle quantità unitarie dell'energia, ne viene fuori un valore che è senza dubbio sbagliato e che io qui ho invece rettificato. Perché a questo punto, se ci riferiamo solo per esempio alla massa della particella elettrone, la massa, che oggi è misurata alla giusta dimensione 9, rotti, non deve considerare quei rotti, quindi resta solo un valore intero 9, reso 9 dai rotti. L'energia, essa pure, è quella che sta nel fronte 3x3 elettromagnetico, è unitaria nel 9. Quando la massa è unitaria nel 9 e ha lo stesso valore 9 dell'energia, vediamo che la massa e l'energia hanno lo stesso numero. Noi lo sappiamo che la massa è l'energia e dovrebbero essere uguali, ma non lo sono nella massa che riguarda la particella proprio della luce, perché la massa della particella della luce rivela 9,10938 e rotti, mentre invece la velocità assoluta oggi è 8,98755 e non è 9. Io ho unificato la fisica, ma in un modo che non era previsto e non è stato previsto da nessuno, perché tutti hanno preso per buono i dati unitari di oggi, sbagliando, mentre l'errore e l'impossibilità di unificare la fisica era proprio poggiato sul fatto di unità che noi, a cui noi davamo valori arbitrari, sbagliati. Una prova piuttosto semplice, che sia esattamente 6 la massa della particella della luce, deriva dalla unità della candela, che è l'intensità unitaria della luce. L'intensità è una sorta di percentuale, e anche se i valori sopra e sotto sono sbagliati, la percentuale rispetta sempre un valore esatto. Oggi giustamente è valutata 540,0000 per 10 alla 12 cicli al secondo, ossia Hertz. Presentandola alla dimensione 10 alla 18, essa è 0,00054 per 10 alla 18 Hertz. Essendo 6 i versi dello spazio in cui la candela esplode, facendo 0,00054 diviso 6, abbiamo il contenuto per ogni dimensione, per ogni verso dello spazio, ed è esattamente 9 e basta, e non quel 9 rotti che oggi risulta in ogni massa unitaria della luce. La candela, intensità è un 100% quando l'intensità è unitaria. Il 100% è sempre giusto qualunque siano i numeri o i valori che noi usiamo per definire la totalità del 100%. Quindi la candela in quel 540 precisissimo indica proprio la pienezza del volume, quando la superficie laterale di un cubo a lato 3 è 3x3 nel fronte, ma sono 6, per cui diventa 54, oppure quando abbiamo due volumi unitari, 3 al cubo, ma espressi in positivo e negativo, allora sono 27 più 27, 54, oppure quando è un'onda unitaria che ha il fronte 3x3 e si muove in 6 tempi, perché 9x6 fa ancora 54. Quindi l'intensità unitaria della luce con quel numero 54 rivela perfettamente che cosa è: un valore perfetto di un elettrone che è perfetto nella sua massa con la quantità 9.